L'indovinello. Sembri assorto in chissà quali processi mentali. Dicevo che oggi ti vedo particolarmente allegro. Forse sarebbe più divertente parlare con un tartufo. Anche lui sta zitto, ma almeno profuma. Eh? Dici a me? No, spesso mi capita di parlare da sola e purtroppo spesso mi prendono per matta. Ma sono contenta di avere amici come te che sanno ascoltare i disturbati di mente come la sottoscritta. Scusami, inseguivo i miei pensieri. Pensieri? Come può un cervello in quiescenza come il tuo avere dei pensieri? Pensavo alla nostra vita. Nostra? Però. Però cosa? È bello pensare che qualcuno pensi alla tua vita. Ma no, dicevo nostra per demagogia. È alla mia vita che pensavo. Però. Però cosa? Io divido la tua stessa sorte. Per cui l'aggettivo nostra non è del tutto sbagliato, giusto? Già, già. Però. Però cosa? È anche vero che fortunatamente io non sono te, altrimenti mi sarei già ammazzata. Per cui quel nostra non mi piace più. Che ne dici? Già, già. Però. Però cosa? Qui non c'è nulla. Quattro pareti, i nostri amici che dormono qui in terra e noi. Le interazioni sono poche e sempre le stesse. Credo che il nostra sia corretto. Sei d'accordo? Già, già. Ma non puoi rispondere sempre con un già, già. Crea un contraddittorio. Dimmi cosa pensi di quello che dico. Sembra che stia parlando da sola. Quasi, quasi. Avallo di nuovo l'ipotesi del tartufo. Ma scusa, se sono d'accordo con te, che altro ti devo dire? Tra dire sì e dire no, c'è tutto lo Zingarelli in mezzo. Che cavolo. Forse dovremmo dormire, come fanno loro. Ma che tristezza. Lavoriamo e dormiamo, dormiamo e lavoriamo. Movimentiamo un po' la faccenda. Facciamo un alligalli? Ora non esageriamo. Beh, allora proponi tu. Facciamo un gioco. Che gioco? Lo sai che più di tanto non ci possiamo muovere. Facciamo un gioco tranquillo. In fin dei conti basta solo ammazzare il tempo in modo diverso dal solito. Un indovinello. Tipo? Tipo un indovinello. Che vuol dire tipo? Io ti dico un indovinello. E io trovo la soluzione? No, come ti viene in mente? Io ti dico l'indovinello e ti do anche la soluzione. Poi torno a parlare col mio tartufo. È chiaro che tu devi trovare la soluzione. Shh! Ho capito, ma tu parla piano, altrimenti li svegli. Dai, dimmi questo indovinello. Calma, prima fissiamo le regole. Un po' come il nostro lavoro. Sì, cioè no. Vabbè, supponiamo di sì, come il nostro lavoro. Dicevo, io ti descrivo una situazione, un certo fatto che è accaduto e tu devi capire come è accaduto questo fatto facendomi delle domande. Attenzione però, perché io potrò rispondere solo sì o no, capito? Sì. Non preferisci che ti faccia un esempio? No. Allora, se sei sicuro, comincio. Sì. Guarda che sono io che devo rispondere solo con un sì o con un no, non tu. Sì. I tuoi neuroni hanno l'agilità di un gatto di marmo. Ascolta, io spiego a te storia strana. Tu fa domande e io rispondo. Se tu bravo, tu indovina perché storia essere strana. Ah, ho capito, ho capito. Dai, dimmi la storia. Finalmente. Dunque, c'è un tizio che vive in un grattacielo, al 13° piano. Ma ogni volta che deve salire al suo appartamento, prende l'ascensore. Arriva al 6° piano, scende e si fa gli altri 7 piani a piedi. Perché? Boh. Tu non sei normale. Perché? Ma come perché? Ti ho detto che devi farmi delle domande se vuoi arrivare alla soluzione dell'indovinello. Va bene. Forza. Ma ricordati che io posso rispondere solo con un sì o con un no. Allora, perché questo tizio che vive in un grattacielo al 13° piano ogni volta che deve salire al suo appartamento prende l'ascensore, arriva al 7° piano, scende e si fa gli altri 6 piani a piedi?
Eppure non mi sembrava di averti spiegato la critica della ragion pura. Ah, secondo cui l'intuizione sensibile coglie solo il singolare e di conseguenza ogni concetto astratto dai dati è un concetto empirico? Sì, quella. Pensavo di averti esposto un concetto semplice. Tu domandi e io rispondo solo in due modi. Non è complicato. Ma io la domanda te l'ho fatta. Ma se ti rispondo è finito il gioco. E poi non posso rispondere con un sì o con un no a una domanda così. Devi arrivare alla soluzione per passi successivi. Riprova, dai. D'accordo. Questo tizio abita al 13° piano, ma invece di farsi tutto il tragitto in ascensore, si ferma al 6° piano e prosegue a piedi. Vuole fare ginnastica? Oh, finalmente una domanda intelligente. Hai sbagliato, ho vinto. Cosa hai vinto? Ma che stai dicendo? Non hai risposto con un sì o con un no, ti sei tradita, ho vinto. Ma che c'entra? Mica stiamo giocando a tabù. La mia era solo una considerazione. E poi che c'entra il fatto di vincere? A questo gioco non si vince. Devi solo cercare di risolvere l'indovinello e se dopo un certo tot di domande non ci riesci, ti do la soluzione lo stesso. Ma allora perché non me lo dici subito? Perché questo tizio non arriva al 13° piano con l'ascensore? Ma per passare il tempo! Anche il tartufo adesso l'avrebbe capito. Dobbiamo solo passare il tempo. Dobbiamo aspettare che ci vengano a prendere, giusto? Non riesci a dormire come fanno loro? E allora passiamo il tempo in questo modo. Mi sembrava che fossimo d'accordo. Non ho capito benissimo, ma non importa. Mi adeguo. Ti farò un sacco di domande. Oh, l'ansia mi ha fatto venire. L'ansia! Tanto ci voleva. Avanti. Beh, allora io ripartirei da... Scusa un attimo. Dimmi. Com'era la faccenda dell'intuizione sensibile del concetto astratto? Ma di che parli? Come fai a sapere che... Vabbè, non importa. Passiamo oltre, altrimenti non arriviamo a capo di nulla. Fammi le domande. Io ricomincerei dall'ultima che ti ho fatto. Va bene. Vogliamo restare così fino alla fine dei nostri giorni? Tu non mi rispondi. Ma rispondi a cosa? Alla domanda che ti ho fatto prima. Ma non me la ricordo più qual è la domanda che mi hai fatto prima. Prima urli ho vinto, poi citticante, il tartufo, la confusione, l'ansia. Non me la ricordo più. Rifammela per piacere. Volevo sapere se quel tizio si faceva i piani di scale a piedi per tenersi in forma, per fare ginnastica. No. C'entra qualcosa il nome di questo tale con la storia? No. Allora, ti dispiace se gliene do uno? Così gli do una connotazione e mi sento più a mio agio. E dagli un nome. Herberto, ti va bene? Sì, fai come ti pare. Herberto. Se non ti piace lo cambio. Ma non me ne frega niente di come lo chiami, basta che mi fai le domande. Mi devi fare le domande. Fammi pensare. Herberto non vuole fare ginnastica. No. Ma c'entra qualcosa al piano numero 13? È un tipo superstizioso? No. No, sai perché te lo chiedo? Perché anche il numero 7, esotericamente parlando, può entrare in un'ottica fideistica che... Scusa, ma dove lo vedi il numero 7? Sono 13 piani. Herberto si ferma al 6°, 13 meno 6 fa 7, per cui si fa a piedi esattamente 7 piani. Secondo me è indicativo. No. Ne sei sicura? Sì. Sicura? Ho detto di sì. Se ti ho detto che la superstizione non c'entra nulla, non insistere, no? Peccato. Poteva essere una buona strada. No! Per cui niente ginnastica e niente superstizione. Ah, ho capito! L'ascensore è rotto e si ferma sempre al 6° piano. Era facile. No. Come no? Era facilissimo. No. Ma sì, se ci sono arrivato alla terza domanda era facilissimo. Dai, fammi un altro indovinello. Mi piace questo gioco. No, ho detto di no. Ma perché? Non ti va più di giocare con me? Preferisci farlo con la tua trifola? Non sto dicendo no al fatto che non voglio più farti gli indovinelli. Sto dicendo no alla tua domanda di prima. No. L'ascensore non è rotto. Ah, davvero? Peccato, poteva essere una buona soluzione. Poteva, ma non è.
Era così logica, così lineare. Ti ho detto che non è quella la soluzione. Vabbè. Tu pensi che se ne accorgano se uno di noi muore? Ma che dici? Mi devi fare le domande! Le domande! Il gioco non è finito! Devi andare avanti con le domande! Ma scusa, tu mi hai detto che dopo un tot mi dicevi la soluzione! Un tot non è tre domande e basta! E quant'è un tot allora? Non lo so, lo deciderò sul momento! Il gioco è mio, decido io! Il tot finirà quando io mi sono stancata di starti a sentire! Ora ti prego, vai avanti con le domande. Ok, ricapitoliamo. Herberto prende l'ascensore per salire al 13° piano e l'ascensore non è rotto. Però si ferma sempre al 6° piano e prosegue a piedi, corretto? Sì. E si fa i restanti 7 piani a piedi? Sì. Restando il fatto che secondo me lui è superstizioso, forse compie questa strana azione perché vuole spiare qualcuno che sta al 6° piano? No. Al 7° piano? No. All'8° piano? No. Al 9° piano? No! A nessun piano, non vuole spiare nessuno! Guarda che puoi rispondere solo sì e no. Ho capito, ma così facciamo notte! Però raggiungiamo prima il tot. Io non ce la faccio. Non è che in realtà Herberto è un addetto alla sicurezza degli ascensori e deve controllare un malfunzionamento al 6° piano? Ti ho detto che l'ascensore non è rotto! Ricordati, sì o no? Allora no. Vive da solo? Non importa. Sì o no? Ma che ti importa? Sì, allora vive da solo. Animali? Un cane magari. Sì, ha pure un cane. Che si chiama Bobby? Sì, ha un cane che si chiama Bobby. Tipico. Ma tipico di che? Ma che stai dicendo? Superstizioso. Vive da solo, per cui un tipo timido, riservato, che parla spesso solo col proprio cane, che guarda caso lo chiama Bobby. E magari anche scontroso, non ha amici, a scuola lo prendevano in giro per quel nome strano. Quale nome? Herberto! Ti sembra normale uno che si chiama Herberto? Come minimo ha delle turbe psichiche. Ha mai avuto dei traumi infantili? Sei veramente agghiacciante. Ma perché? Sto cercando di tracciare un profilo psicologico di Herberto per capire le motivazioni della sua strana abitudine. Tu limitati a rispondere. Quando cerchi di ragionare sei raccapricciante. Ha mai avuto traumi infantili? Sì, comunque penso di sì. Ah, lo vedi? Ma non c'entra niente col nome che tra l'altro gli hai affibbiato tu, col cane che non esiste e con tutto il resto. Tu lascia fare a me. L'importante è sapere che lui ha subito dei traumi infantili. Contento tu? Gli sono morti i genitori. Ma che cacchio ne so? Sì, no, non lo so. Dai, cerca di essere precisa. Esco pazza. No, i genitori sono ancora vivi. Però vivono in un'altra città e non si sentono da anni. Sì, anzi no. No, vivono a un passo dallo stesso grattacielo e si sentono spesso, anzi sono molto uniti. Soprattutto con la mamma, immagino. Sì, soprattutto con la mamma. Chiaro complesso di Edipo. Ovviamente figlio unico. Ovviamente. Sì o no? Sì. Ecco, sento che il cerchio si sta chiudendo. Dunque, lui ha sicuramente un rapporto conflittuale col padre. Non serve che ti faccio la domanda, ormai è chiaro. Però il fatto del cane mi lascia perplesso. Di che razza è? Maki. Il cane di Herberto, di che razza è? Un chihuahua, vero? Raccapricciante. È raccapricciante. Sì, è un chihuahua. Un chihuahua. Un cane piccolo. Herberto ha un cane piccolo. Litiga spesso col padre, ha avuto un'infanzia difficile. Ma non per cause interne. Ci sto arrivando. Lui è molto simile al padre. Ecco perché lo odia. Ecco perché si odia. Herberto si odia. Non si sopporta. Parla solo col cane. Ma perché? Perché? Forse perché è brutto. Brutto come il padre? No, no, c'è di più. C'è... Ci sono! È un difetto fisico. Un difetto in tutti e due. Rispondi con attenzione.
Se il padre di Herberto volesse andare a trovare il figlio a casa e prendesse l'ascensore, anche lui si fermerebbe al sesto piano per farsi gli altri sette a piedi? Cavolo! Sì! È un nano! Herberto, il padre, la sua famiglia sono tutti nani! Ecco perché arriva al sesto piano e scende! Non lo vuole fare, lo deve fare! Perché non arriva ai pulsanti più in alto? Che mi venga un colpo! È giusto! Hai trovato la soluzione! Non ho assolutamente idea di come tu abbia fatto, ma ci sei riuscito. Du savoir faire là? Ma la smetti! Lasciamo stare i giochi. Forse è meglio dormire come questi altri quattro disperati. No, no, questo gioco mi piace. È facile. Fammi un altro indovinello. Ah, sarebbe facile secondo te. Va bene, allora. Te ne faccio un altro. Voglio vedere come te la cavi stavolta. Dai, dai, che mi sento carico. Fai attenzione. Siamo in una stanza. La finestra è aperta. Per terra c'è dell'acqua. Ed Antone e Cleopatra morti. Cos'è successo? Antonio e Cleopatra? Antonio e Cleopatra. Cioè, Antonio da una parte... E Cleopatra dall'altra, sì. Ti ho detto, Antonio e Cleopatra. Basta tre volte o ti ci devo riempire un'enciclopedia? Antonio e Cleopatra. Antonio e Cleopatra. Fai le domande. Antonio, Cleopatra, morti. Fai le domande. Di che colore sono le pareti della stanza? Ma che cosa c'entrano le pareti della stanza? Che cosa c'entra il colore delle pareti, dico io? Ma perché ti arrabbi? Mi dici sempre che ti devo fare le domande ed ogni volta che te ne faccio una ti arrabbi. Sei tu che sei strana, altro che il tartufo. Ma mi fai delle domande del cavolo! Dimmi tu che ci azzecca adesso il colore delle pareti. Dipende dal colore. Ma no, che non dipende dal colore. Quelli sono morti a prescindere dal colore delle pareti della stanza. Dipende. Ma non saprò io, no? Chi te l'ha fatto l'indovinello? Non mi hai ancora risposto. Verdi, sono tutte verdi. Le pareti sono tutte dipinte di un disgustoso verde bottiglia. Ti va bene adesso? Ho risposto? Ah! Ah, cosa? Cosa? Ah, cosa? Shh, che li svegli! E chi se ne frega? Ho la soluzione. Ah, stavolta lo dico io. Ah, dai, sentiamo. Antonio e Cleopatra sono due pesciolini. È il nome di due pesciolini che stavano in un piccolo acquario messo sopra un tavolo. Il vento ha fatto aprire la finestra che era stata chiusa male e questa, nell'aprirsi, è andata a colpire l'acquario che è finito in terra rompendosi, causando così l'improvvisa dipartita dei due poveri animali. Ma come hai fatto? Ti prego, resto calma. Però... mi spieghi come hai fatto a risolverlo con una domanda sola, tra l'altro con una domanda del cavolo. Beh, è stato piuttosto semplice. È chiaro che l'indovinello portava a credere che Antonio e Cleopatra fossero i famosi personaggi storici. Ma il verde bottiglia... Che c'entra il verde bottiglia? Che c'entra? Fammi finire! Nell'antico Egitto le pareti erano bianche o di color ocra. Al massimo le cripte funerarie erano ricche di rossi, turchesi, ori... Questo mi ha fatto capire che non ci trovavamo in Egitto. Allo stesso modo, fossimo stati in una stanza dell'antica Roma, avremmo trovato bianchi, porpora, celesti o azzurri. Sai, nelle terme... Le terme. Sì, c'era l'acqua. Però, dato il verde, non eravamo neanche a Roma. Lì ho cominciato a capire che quei due non potevano essere quello che tutti credevano. Tutti chi? Beh, io, te... è la trifola. Allora ho pensato all'acqua, al mare, e il verde mi ha ricordato le alghe. Il verde? Sì, il verde. Poi da lì l'associazione con i pesci è stata tutta in discesa. Il verde. Ne facciamo un altro? Il verde. Dai, fammene un altro. È tutto perché ho inventato il verde. Ma tu pensa. Allora? Ti sei stancata? Ho vinto? No, non hai vinto manco per niente. Facciamo così. Ora te ne faccio un altro, l'ultimo. Se riesci ad indovinare, hai vinto tu. Ma se non ci riesci, ho vinto io, d'accordo? D'accordo. Bene. Allora, questo è l'ultimo indovinello. C'è un tale.
Ogni volta che questo tale si ferma davanti ad un certo albergo, dà dei soldi al padrone di questo albergo. Perché? Beh, perché gli deve dei soldi. Esatto. Allora ho vinto, e senza neanche una domanda. Che cosa hai vinto? Non hai ancora indovinato nulla. Scusa, tu mi hai chiesto perché questo tale va dal padrone dell'albergo e gli dà dei soldi. E la risposta è perché gli deve dei soldi. Non era complicato, ma con un po' di deduzione... Ma che dici? Devi capire perché gli deve dei soldi. Chi sono questi tizi? Perché questo tale si ferma lì davanti, eccetera, eccetera. Devi ricostruire tutta la storia. Questo non era nei patti. Ma come non era nei patti? Prima con l'indovinello di Antonio e Cleopatra mi hai descritto come si è svolta l'azione nei minimi particolari. Ancora un po' e mi dicevi di che colore erano le tendine della finestra. Ed ora non vuoi... Ma è chiaro, fatta di macramè. Cosa? Avana chiaro, fatte di macramè. Ma cosa stai blaterando? Le tendine alla finestra della stanza di Antonio e Cleopatra erano avana chiaro, fatte di macramè. Mi stai prendendo in giro? No. Ma come fai a dirlo? Se io avessi una stanza con delle pareti verde bottiglia, potrei mettere solo quel tipo di tendine alla finestra. Per favore, vai avanti col terzo indovinello prima che ti ammazzi. Calma, calma. Adesso ci arrivo. Ma arrivi dove? Alla soluzione, no? Se non mi hai fatto neanche una domanda, come speri di arrivarci alla soluzione? Col ragionamento, è ovvio. Ora lasciami pensare. E poi come funziona? Quando è finito mi svegli? Sì, se stai dormendo ti sveglio, come vuoi. Ma porcaccia la... Non è che se mi fai meno domande vinci di più. Il bello del gioco è proprio questo. Domanda, risposta, domanda, risposta. Tra l'altro, se non mi fai le domande, io mi rompo le palle a vedere te che insegui i tuoi pensieri, se permetti. Ma sono io che devo indovinare. Che cosa ti importa se... Ma non è importante che indovini, è importante che giochiamo, che ci divertiamo, che parliamo, che passiamo del tempo. Ma tutti e due, non tu da solo. Altrimenti io che faccio? Mi metto a giocare a campana col tartufo mentre tu sei lì che pensi? Ho capito. È che troppe risposte poi mi confondono. Per avere troppe risposte devi fare troppe domande e non me ne hai fatto neanche una. Va bene, adesso comincio. Grazie, meno male che è l'ultimo. Perché dici che è l'ultimo? È quasi ora, tra un po' ci verranno a prendere, come tutti i giorni a quest'ora del resto. Lo sai che sono metodici? Già, già. Non ricominciamo col già già adesso, vai con le domande. Questo certo tale in un certo momento dà una certa somma ad un certo padrone di un certo albergo. Certo. Sì o no? Sì, per carità, sì. Ma al momento non è certo. Il padrone dell'albergo prende i soldi del tizio solo quando questi si ferma davanti all'albergo. E come lo paga? Che vuol dire come lo paga? Con la carta di credito, con un bonifico, magari al POS. Lo paga in contanti. Niente POS? Niente POS. E se fosse a corto di contanti? Ricordati che posso rispondere solo sì o no. Ok. Se fosse a corto di contanti, potrebbe pagare col bancomat? Ho detto di no. Niente POS. Niente POS. E come glieli dai i soldi? Solo sì o no? Come te lo devo dire? Comunque, per non farla troppo lunga, a questa ti rispondo. Glieli dai in mano. E quello che dà i soldi è a viso scoperto? Sì. Taccheggio? No. Il passaggio dei soldi è legale. Sì, ma poi che c'entra il taccheggio? Sarebbe taccheggio se fosse il contrario. Se fosse il padrone dell'albergo a dare i soldi al tale. Guarda che me lo puoi dire se il passaggio dei soldi è illegale. Non lo dico a nessuno. Ti ho detto che è legale. Ah, stai tranquilla, da me non uscirà una parola. Ti ho detto che è legale. Ma che ti costa? Tanto loro dormono, non ci ascolta nessuno. Stavolta non mi trascinerai dove il tuo torbido cervello può macchinare illogiche ma esatte soluzioni. Ho detto che è tutto legale. Mafia? È legale. E niente POS. Niente POS. Buffo. Cosa è buffo? Nulla, nulla. Pensavo al POS. Ci sono dei cartelli che indicano che chiunque capiti davanti all'albergo in questione debba pagare qualcosa? No. Quanti soldi gli dà? Sì, no, sì, no, ho capito, ho capito. Gli dà una cifra sempre uguale? Sì. Alta? Sì. Ma, girare con tutti quei contanti. Sei davvero certa che... Niente posso. Ma questo tale ci va di proposito davanti a questo albergo? No.
Eh certo, altrimenti sarebbe proprio scemo. E poi tu ne sai qualcosa? Come? Niente pos. Niente pos. E se ci passasse solo davanti senza fermarsi, glieli darebbe lo stesso i soldi? No. Ah, quindi paga il padrone dell'albergo solo se si ferma? Sì. Siamo in campagna? No. In montagna? No. Al mare? No. Nel deserto? No. Nella steppa? No. Ma la città non ti viene in mente, no? Il posto più semplice? Non lo so. Ma come non lo so, se te lo dico io? È che in città senza pos mi sembrava difficile. Niente pos. I due sono amici? Sì. Sono in cattivi rapporti, però. No. Sono in buoni rapporti? Sì. Però ogni volta che questo amico gli si ferma davanti all'albergo, gli chiede dei soldi. Tanti soldi. Quello magari non ha neanche tutti i contanti, l'albergo è senza pos e succede il patatrac. A proposito, che succede se non ha tutti i soldi che gli deve con sé? L'albergatore è abbastanza umano da aspettare che l'amico si procuri i contanti? Sì. E quindi il tale va in banca a prendere i contanti? No. Ce li ha a casa? No. E allora li prende in banca? No. Ma come no? Scusa, va allo sportello automatico, prende il bancomat e... No. Sì. Ma veramente? Sì. Tutta la città è senza pos? Sì. È terribile. Ma le banche ci sono, sì? No. Una città senza banche? Sì. Siamo nel futuro? No. Nel passato? No. Nel presente? Tu che dici, eh? Se non siamo nel passato e non siamo nel futuro, mi sembra chiaro che siamo nel presente. Questa volta l'indovinello è veramente difficile. Mi sa che mi arrendo. Veramente? Sì, guarda, non ce la faccio. Tutte queste risposte strane poi mi hanno confuso. Non riesco più a ragionare, è troppo difficile. Allora, ti arrendi? Sì. E la tua risposta definitiva? Sì. Il Monopoli! Sono due amici che stanno giocando a Monopoli, capisci? Un giocatore ha una strada con l'albergo, l'altro ci capita sopra e gli deve dare dei soldi. Ma è diabolico! Non ci sarei mai potuto arrivare! Caro mio, mica potevi indovinarli tutti. E questo però era troppo difficile. Uno pensa subito alla realtà, alle cose di tutti i giorni. Come facevo a pensare al Monopoli, scusa? Dovevi fare più domande. Neanche con 1000 domande ci sarei arrivato. Peccato, hai perso. Oh, eccoli! Dai, prepariamoci. Comunque, non sgarrano neanche un giorno, eh? Ogni pomeriggio alle 5 si devono fare la loro partitina. Te l'ho detto che sono metodici. E poi prendono sempre noi per giocare, mai una volta che scelgano la pera. Oh, il fiasco. Oh, comunque, l'ultimo indovinello era troppo difficile. Hai perso, hai perso. Sì, sì, ricordati, quando passi dal via... 20.000 lire, lo so. Ma non saranno 20 euro adesso? Hai perso, hai perso.